In collegamento con il presidente dell'Arezzo, Giorgio La Cava, che è il nuovo amministratore unico dell'SS Arezzo. Ieri clima di cordialità, comunque di serenità, almeno quello che si è visto dall'esterno. Assolutamente sì, buonasera a tutti. Era un CDA che era preannunciato, diciamo, questo cambio e quindi da ieri sono l'amministratore unico, però la cosa importante è che con gli altri due soci c'è un ottimo clima di serenità e questo fa bene soprattutto e specialmente alla SS Arezzo. Ecco, c'è stato un momento in cui magari Orgoglio Amaranto aveva valutato di inserire comunque un suo rappresentante, poi anche questa ipotesi è caduta. Sì, infatti quando eravamo al CDA, quello precedente, quello cioè di sabato, no? Mi sembra che poi l'abbiamo prorogato per 72 ore, venne l'avvocato Chierichoni e prospettò questa ipotesi che forse De Orgoglio metteva, cioè mi proponeva a me un candidato e io sarei stato felice per affiancarmi al CDA. Poi però questo non è avvenuto, però non c'è problema, intanto l'importante è andare avanti, quindi con molta serenità ho preso la loro decisione. Ecco, questa novità, cambia qualcosa dal punto di vista operativo per la società? Ma io direi di no, anche perché come parlavamo col dottor Grazzini, diciamo che le cose straordinarie da qua a fine stagione non ci sono, quindi tu hai, vabbè, tutto i vari iter per il fine campionato, però so che devi prendere decisioni straordinarie, quindi diciamo un'ordinaria amministrazione. Ora c'è queste partite per ottenere un piazzamento, ecco, il migliore possibile, e anche cercare di mantenere quella posizione che l'Arezzo ha anche meritato, una posizione migliore di adesso. Hai detto molto bene, effettivamente ricordiamoci, lo dico sempre fino alla noia, che noi stiamo facendo un campionato straordinario che nessuno se l'aspettava, proprio nessuno, nessuno, nessuno. Però chiaramente essendo stati sempre nelle prime posizioni per tutto il campionato, speri di rimanerci. È molto dura perché là ci sono squadre molto ben attrezzate, però dai, speriamo che adesso ogni partita va vista come una finale, quindi speriamo che alla fine il risultato sarà ottimo, come non ho dubbi. Cosa si aspetta da qui alla fine della stagione, sia dalla squadra che dalla città? Dalla squadra alla città, non è la squadra, come ho detto, ma anche la città dà molto. Noi stiamo vivendo un'annata ottima, quindi contiamo così, intanto poi i conti, come per tutte le cose, ci fanno a fine campionato. Però, ripeto, oggi, 27 marzo, tutti, dalla città ai dirigenti, ai tifosi, devono essere soddisfatti di quest'annata, perché oltre che tornare il calcio ad Arezzo, che poteva scomparire del tutto, il discorso importante è che si è fatta un'annata anche calcistica ottima, a parere mio. Infine una battuta su Sala che ha fatto bene in nazionale e insomma, speriamo che l'Inter poi se lo ricordi anche in termini di valorizzazioni. L'Inter già un po' ci ha aiutato, Sì. diciamo, con gli ottimi rapporti che c'è Ermanno con la dirigenza dell'Inter, però penso che il rapporto ormai con l'Inter è nato, quindi sicuramente se ci possono dare qualche agevolazione ce la danno con piacere.